viaggiatori, ben trovati in un appuntamento con Viaggiando Viaggiando. Natale si avvicina e anche oggi vogliamo darvi delle proposte, magari per fare delle escursioni, delle gite, delle visite ad alcuni musei o ad alcune cose molto interessanti vicino a casa nostra. Siamo sempre in provincia di Vicenza, precisamente in questo momento mi trovo a Bassano del Grappa perché andremo a visitare alla chiesetta dell'Angelo la rassegna dedicata ai presepi di Sicilia. Poi andremo a Marostica per visitare il castello e parleremo anche di molte altre cose. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. A me la dottoressa Giuliana Ericani, direttrice dei musei civici di Bassano del Grappa. Abbiamo detto che questo periodo che si sta avvicinando il Natale magari può essere utilizzato per andare a visitare una mostra, dei musei. E il Bassano in questo momento è sempre molto attiva, molto viva e oggi infatti andremo fra pochi istanti alla scoperta dei presepi di Sicilia ospitati alla chiesetta dell'Angelo. Ma altre sono le proposte che si possono trovare qui a Bassano del Grappa. Sì, come sempre, oltre ai suoi stupendi musei, Bassano offre al visitatore delle mostre temporanee, ospitate appunto alla chiesetta dell'Angelo, e di questo parleremo successivamente. Al Museo Raimondini esponiamo la grafica di Enzo Frascione, un artista napoletano che ha donato al museo più di 200 pezzi, e in Museo Civico, nei nuovi saloni, chi non li ha ancora visti è un'occasione per visitarli, le fotografie stupende di Ansel Adams sul tema del paesaggio, che in qualche modo si ricollegano alla grande tradizione dalpontiana del paesaggio bassanese. Due parole di introduzione prima di andare alla chiesetta dell'Angelo su quella che è la mostra dedicata ai musei di Sicilia. Il presepio di Sicilia continua la grande tradizione più che decennale dei musei civici di Bassano di dedicare ogni anno una retrospettiva a una particolare tradizione delle regioni italiane. Quest'anno tocca i musei di Sicilia. Due anni or sono c'era stato la tradizione di Caltagirone, ora invece c'è una tradizione mista di musei da Catania a Trapani a Messina, in modo tale da dare un senso appunto a questa grande tradizione del presepe italiano. All'interno della chiesetta dell'Angelo, dove c'è questa mostra dedicata ai presepi, questa è dedicata ai presepi di Sicilia. A fianco a me la dottoressa Donata Grandesso, capo servizio cultura. Prima di entrare nello specifico sulla mostra di quest'anno, possiamo già dire 15 anni c'è questa rassegna dedicata ai presepi, diciamo che negli ultimi 3-4 anni avete avuto una media di presenza dai 13-15 mila persone che sono venute a visitare, quindi grande interesse, grande successo sempre questa mostra del presepi, e anche in questo inizio di stagione possiamo dirlo, il riscontro è stato molto notevole. Incoraggiante sicuramente, ne siamo ovviamente lieti. L'anno scorso ovviamente la mostra è stata dedicata ai presepi di Napoli, quindi la risposta non poteva che arrivare nei termini che lei ha indicato, ma è una bella sorpresa anche quest'anno, in cui la Chiesa dell'Angelo accoglie i presepi di Sicilia, notare che già come da queste primissime battute la risposta del pubblico sia all'altezza. La cosa probabilmente è dovuta ormai dal fatto che la Chiesa dell'Angelo ha acquisito nel corso di questi anni di attività espositiva un ruolo nel momento delle feste natalizie, ma indubbiamente anche la qualità dei pezzi che proponiamo in mostra sicuramente ha il suo gioco, ha il suo ruolo. Noi naturalmente non potremo vedere tutti i presepi, anche però è giusto, per così la gente viene, li vede di persona, però abbiamo scelto dei pezzi secondo me molto interessanti. Questo cronologicamente è quello più datato. Sì, sono degli esempi di presepi siciliani, non sono stati collocati geograficamente in maniera più precisa perché
essendo anche di produzione anonima, non abbiamo potuto dare l'indicazione come per gli altri presepi. Va comunque premesso che questi presepi provengono tutti dal Museo del Presepio di Brembo di Dalmine, che è una singolare raccolta di oltre 900 pezzi, dove abbiamo selezionato alcune composizioni presepiali di provenienza siciliana. Sono questi qua pezzi di produzione popolare, molto, se vogliamo, grezzi, ma anche analogamente anche molto suggestivi e molto espressivi. 1850 quelli che state appena visto, avete appena visto inquadrati, invece quest'altra composizione leggermente più piccola risale al 1900. Primi del Novecento, anche questi comunque produzione anonima. Facciamo un passo indietro. Questa è una composizione presepiale particolarmente singolare, è il cosiddetto presepio musicale, perché la scena consueta della Natività è affiancata da quei putti musicanti, uno per ogni nota musicale, ed è prodotto da Rosa Maria Raffaele, che all'epoca aveva 16 anni ed è appartenente ad una importante famiglia di ceramisti di Santo Stefano di Camastra in provincia di Messina. Andiamo invece su alcuni pezzi un po' forse più pregiati da un punto di valore degli artisti che l'hanno realizzato. E qui invece siamo a Caltagirone, un centro di produzione molto importante, di produzione ceramica molto importante, con una tradizione molto antica, e qui abbiamo una prestigiosa firma di Caltagirone, che abbiamo voluto ugualmente presente, anche se a Caltagirone avevamo già dedicato una mostra nel 2001. Però la qualità e il pregio di questo presepio di Giuseppe Bonaccorso ci ha suggerito l'opportunità di proporlo anche per la qualità della composizione, della modellazione, e questa è l'effetto di questa ceramica verniciata in modo opalescente, che mi sembra suggestivo, come anche suggestivo è per il dettaglio dell'angelo annunciante che si presenta con quell'uccellino stretto in mano. Questo forse è il pezzo più pregiato che custodite in questa mostra dedicata ai presepi di Sicilia. Sì, è uno dei pezzi più interessanti. Va precisato che mentre in Campania il fenomeno presepiale si circoscrive a Napoli e eventualmente a Caserta, in Sicilia invece ci sono diversi centri di produzione. Qui per esempio siamo a Palermo con una bella firma nel mondo del presepio, cioè Angela Trippi. L'altra varietà che distingue la Sicilia dalla Campania riguarda il fatto che mentre a Napoli abbiamo una produzione ben canonizzata e ben tipizzata, in Sicilia invece variano i tipi di produzione, i materiali, perché abbiamo la terracotta ma abbiamo anche il legno, abbiamo il corallo e abbiamo la cera, quindi una varietà di espressioni che si adattano ai diversi centri di produzione presepiale. Angela Trippi certamente è una firma nel settore, nell'ambito dei presepi, e qui si distingue perché è un esempio, sono degli esemplari di statue in terracotta abbigliata, vale a dire che il corpo è creato in terracotta, le vesti non sono plasmate in terracotta, ma sono in tessuti bagnati o nella colla o nella creta, creando quindi questo effetto particolare di modellazione delle vesti nei panneggi. Dottoressa Grandesso, siamo arrivati al termine di questa nostra visita, prima però vogliamo dare delle informazioni di servizio, perché ricordiamo che questa è una mostra visitabile in questi giorni, si avvicina il Natale, anche poi durante le feste di Natale, vogliamo ricordare orari di apertura per venire a visitare questa mostra dedicata ai presepi di Sicilia. Allora, è a ingresso libero, da martedì a domenica, dalle 15 alle 19, chiudiamo il giorno della vigilia, il giorno di Natale, San Silvestro e Capodanno. Quindi un invito a venire a visitare qui a Bassano del Grappa, alla Chiesetta dell'Angelo, questa rassegna dedicata ai presepi di Sicilia. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen.
E abbiamo lasciato Bassano del Grappa, a pochi chilometri c'è una località che è veramente un gioiello. Sto parlando di Marostica. Qui a fianco a me il presidente della Promarostica, Sergio Tomiazzo. Perché una persona, un nostro telespettatore deve scegliere Marostica per fare un'escursione, una gita fuori porto oppure per passare proprio qualche giorno di vacanza? Beh, innanzitutto Marostica è una città, è una perla del Vicentino, pertanto penso sia più che positivo fare una visita qui a Marostica. A Marostica, beh, abbiamo dal meraviglioso castello, che forse poi lo vedrete meglio, abbiamo la famosa partita a scacchi in onda il 10, 12 e 13 settembre del 2010. Ricordiamo, la partita a scacchi con le figure viventi è ogni due anni negli anni pari, quindi prossimo anno, fra 2010... È il momento giusto, abbiamo detto 10, 11 e 12 di settembre del 2010 appunto. Abbiamo questa bellissima manifestazione, la partita a scacchi a costumi personaggi viventi, con cavalli, armati, ambascerie e figuranti. Sono circa 1000 figuranti che partecipano a questa kermesse, diciamo, nel mese di settembre. Io l'ho detto più volte, una volta almeno in vita bisogna venire a vedere la partita a scacchi di Marostica, perché è uno spettacolo veramente incredibile e tra l'altro forse è la vostra cartolina un po' per tutto il mondo. Sì, in effetti Marostica è famosa appunto per la partita a scacchi, che abbiamo eseguito anche a Melbourne, abbiamo eseguito in America, abbiamo eseguito in Brasile, in Germania. Il nostro biglietto da visita proprio della città, gli scacchi viventi appunto di Marostica. Altre iniziative in questo periodo natalizio? Ah beh, nel periodo natalizio abbiamo una carrellata di iniziative, la settimana scorsa abbiamo aperto la pista di pattinaggio sul ghiaccio per i bambini più piccoli, abbiamo il mercatino di Natale, ogni weekend abbiamo sempre un coro, abbiamo generalmente il sabato e la domenica abbiamo i zampognari che viaggiano per la città, che suonano e i bambini natali che regalano doni. Naturalmente in questo centro che è veramente bellissimo. Io naturalmente ringrazio il presidente della Promarostica, come già annunciava fra pochi istanti noi nella seconda parte andremo proprio a visitare questo bellissimo castello appunto che c'è qui a Marostica. Quindi vi aspetto dopo la pubblicità per la seconda parte di Viaggiando Viaggiando, tra pochissimo. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you, you stare politely. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori in questa puntata prenatalizia. Per ricordarvi, siamo in provincia di Vicenza, in questa seconda parte stiamo scoprendo, siamo alla ricerca di questo gioiello che propone Marostica, appunto in provincia di Vicenza. Siamo infatti all'interno di quello che è il castello di Marostica. Qui a fianco a me uno forse degli appassionati della storia di Marostica, il più impegnati, il professor Attilio Bertolin, che io naturalmente ringrazio per la disponibilità. Quanto risale questo castello? Dunque, il castello risale in epoca scaligera, dunque alla metà del 1300, verso il 1340-1350, Mastino II della Scala ha pensato bene di completare la parte turrita, diciamo, dei due castelli di Marostica. Prima era stato costruito da Can Grande della Scala il castello superiore, completando la parte, diciamo, dell'attuale centro storico con l'edificazione del castello inferiore. Del sì, castello. Perché ricordiamo che Marostica ha due castelli, cioè quello superiore e quello inferiore. Sì, quello superiore è stato fatto edificare da Can Grande della Scala verso il 1312.
E poi restava per completare, diciamo, restava sia la parte turrita delle mura e la parte del castello inferiore, per rendere veramente la città dei due castelli la città turrita. E, dunque, il castello allora inferiore, realizzato da Mastino II, e poi restava la parte delle mura, le mura per un perimetro addirittura di 1800-1900 metri, è stato completato verso il 1372, cioè l'inizio della costruzione delle mura, con 24 torresini, con 24 torri, diciamo, e 5 porte, 2 nel castello superiore e 3 nella parte del centro storico, della parte della pianura, diciamo, con Porta Vicenza, Porta Braganze e Porta Bassano. Veniamo a questo castello, tra l'altro un castello conservato in maniera splendida, adesso ci troviamo nella sala del Gran Consiglio. Esatto, purtroppo invece il castello superiore è stato distrutto durante la guerra di Cambrai nei primi anni del 1500 e non più ricostruito, mentre il castello inferiore è stato sede di vita sociale, diciamo, di comando da parte dei podestà prima, in epoca scaligera, poi dai veneziani, ricordiamo ben 4 secoli di dominio veneziano che va dal 1404 fino all'arrivo di Napoleone nel 1797. E il castello inferiore è sempre stato curato ed è stato trasformato addirittura, diciamo, più che il castello verso il 1600, in palazzo, in particolare da Marino Nadal. E dove ci troviamo adesso, in questa sala cosiddetta delle udienze, sala del consiglio, che viene usata tuttora come sala per i consigli comunali del comune di Marostica, e la vediamo bella, fresca, di un ultimo restauro. Ricordiamo che il castello inferiore è stato restaurato per la prima volta negli anni 1934-35. E recentemente, qui negli ultimi 3-4 anni, è stato sottoposto un restauro radicale, diciamo. In questa sala vediamo che sono venuti alla luce quelle che erano le decorazioni medievali, vediamo addirittura anche dei sinopi, che spero che dopo facciate vedere dei particolari, e vediamo 2 grandi stemmi araldici con elmi da tornei, che sono del 1600 questi, e vediamo poi anche il pavimento con frutto dell'ultimo restauro, però usando dei legni tipici come il larice, come il rovere, legni tipici qui delle nostre colline, delle nostre montagne, ripristinando quello che era un disegno geometrico tipico medievale. Poi la sala, che ai nostri giorni viene usata oltre che per il Consiglio Comunale, anche per cerimonie molto importanti, per presentazioni, eccetera, e vediamo che è ornata dai bellissimi stalli, cosiddetti stalli del coro, provenienti dalla chiesa di San Rocco e forse prima anche dal convento di San Sebastiano. Stalli dunque in legno di noce, che vediamo con questi bellissimi intagli, e che sono stati ultimamente recuperati. Professor Bertolini, quando sono entrato in questa sala ho visto questo camino così maestoso che l'ho subito forse volgarmente chiamata e definita la sala del camino. Ha indovinato, è stato veramente bravo, perché è caratterizzata da questo ampio e grande camino che la caratterizza, e che è stato restaurato nel 1935 e reca la data proprio sulla cappa del cammino. Questa è una sala molto bella e molto imponente, specialmente per i dipinti, per gli affreschi che conserva. Sì, questa sala è dunque caratterizzata anche dagli emblemi nobiliari, tra cui vediamo proprio lo stemma di Marostica con il leone rampante, con il leone con tanto di stendardo crociato, che va verso il castello superiore, diciamo. Di fronte a noi però, sbaglio, è il simbolo dei Savoia. Esatto, è proprio quello, il simbolo di Savoia, contornato in questo caso da 2 leoni rampanti. Poi sulla parete sud vediamo degli altri stemmi di famiglie nobili veneziane, come di Foscarini,
uno reca anche la data 1565 e altri stemmi, famiglie Balbo, eccetera, famiglie dunque che avevano a che fare con Venezia e con Marostica, dove erano qui a rappresentare Venezia stessa. Una curiosità, quell'affresco lì sembra portato in secondo tempo. Sì, quello è stato per fortuna salvato da una vecchia casa contadina qua di Marostica, che quando l'hanno demolita hanno pensato bene a salvarlo, e il comune e il sindaco di allora, il professor Franceschetti, si sono dati da fare per recuperarlo. È un dipinto a tempera, dunque non è stato possibile staccare come si fa con gli affreschi, ma è stato portato via tutto il muro intero, e rappresenta la Madonna in trono con Gesù Bambino al centro e due santi apotropaici, santi protettori della peste, San Sebastiano a destra e San Rocco a sinistra. Ed è veramente ammirevole, cioè come dipinto, è databile al 1500 ed è attribuito alla scuola di Bartolomeo Montagna, un pittore vicentino del 1500. Può essere qui a Marostica e non parlare ed entrare nel vivo di quella che è l'emblema di Marostica un po' in tutto il mondo, la partita a scacchi. Qui siamo in una sala dove è un po' rappresentata dove sono rappresentati tutti i personaggi, appunto, che raffigurano la partita a scacchi, che però ha una storia vera e propria. Sì, Marostica dunque è caratterizzata anche da questa bellissima sfida d'amore, così, che è ambientata nel 1454, quando due giovani nobili dell'epoca, diciamo, Vieri di Vallonara e Rinaldo d'Angarano, si innamorano nello stesso momento, contemporaneamente, diciamo, della bella Leonora. Leonora che è la figlia del castellano di Marostica, Taddeo Parisio. E per venirne a capo i due giovani pensano di sfidarsi a duello, ma i duelli, queste tensioni cruenti, erano state proibite sia prima dagli Scaligeri come poi dalla Serenissima di Venezia. Allora Taddeo Parisio escogita una forma bella, elegante, pacifica, eccetera, di risolvere la questione, e invita i due giovani a fare una sfida a scacchi, con una bellissima partita a scacchi, non una semplice partita a scacchi, ma con ambascerie, con personaggi viventi, con musici, eccetera. E chi risultava poi vincitore della partita sposava la bella Leonora, mentre chi, il perdente, diventava lo stesso il parente del castellano di Taddeo Parisio, perché Taddeo Parisio aveva detto: al perdente andrà in sposa la mia sorella minore Oldrada. E così si è risolta con la vittoria di Vieri di Vallonara, che si è sposato con la bella Oldrada. È una tradizione, diciamo, a cui partecipano 600 personaggi di Marostica, dunque tutta Marostica e anche il circondario danno il loro contributo, con dei costumi bellissimi, che qui vediamo i personaggi principali, ad esempio in questo museo, in questa grande sala del Castello Inferiore, e che viene ripetuta ogni due anni e negli anni pari. Allora, visto che sono gli anni pari, quindi stiamo entrando nel 2010, quindi l'appuntamento, voglio ricordarlo, l'abbiamo detto anche nella prima parte, sarà per il 10, 11 e 12 settembre 2010, proprio qui nella piazza di scacchi di Marostica, quando rivivrà questa sfida d'amore di altri tempi, che però è sempre meravigliosa da vedere, da visitare. Io ringrazio il professor Bertolin per averci fatto scoprire questo castello. È molto molto di più, credetemi, ne vale veramente la pena venire qui a Marostica a fare un giro e scoprire tutto questo castello. Tra l'altro è possibile fare visite guidate, giusto? Sì, senz'altro, c'è la Pro Marostica che si trova proprio al pian terreno del Castello Inferiore, molto accessibile, sempre aperta, e qui si può anche telefonare per chiedere, per avere delle delucidazioni anche per queste visite guidate.
Io ringrazio naturalmente ancora una volta il professor Bertolin. Siamo arrivati anche per oggi noi alle fasi finali di questa puntata di Viaggiando Viaggiando. Permettetemi di ringraziare anche appunto la Proma Rostica e in modo particolare il Consorzio Turistico Vicenza E, che ci ha ospitato in queste settimane di permanenza qui nel Vicentino e ha curato con noi l'organizzazione appunto di queste puntate. Siamo arrivati alla fine, l'appuntamento con noi è fra 7 giorni. Prima però permettetemi, ormai siamo Natale alle porte, permettetemi di fare un augurio a tutti quanti voi telespettatori, grazie perché ci seguite sempre numerosissimi anche in questo periodo natalizio e di festività. Noi comunque andremo in onda come al solito regolarmente, come facciamo già da molto molto tempo. Tra l'altro la settimana prossima, una piccola anticipazione, l'ultima puntata dell'anno, però per noi sarà anche una puntata molto importante perché pensate, raggiungiamo le 300 puntate, quindi con orgoglio sarà un compleanno, una puntata veramente secondo me molto bella ma anche molto emozionante. Quindi l'appuntamento, come facciamo già da anni e anni, è la settimana prossima, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.